ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Guerra dei decibel nel centro di Pescara e città spaccata. Esercenti pronti a scendere in piazza se il comune darà il via al piano di risanamento acustico per mettere il silenziatore alla città e ridurre i rumori notturni chiesto dai residenti della zona di Piazza Muzzi. Non ci stanno gli esercenti che contestano al piano di essere stato realizzato su una situazione vecchia risalente allo scorso anno, prima che il Covid e la crisi decimassero ulteriormente le attività. E adesso ci sarebbe una situazione molto più soft, e ridurre ulteriormente le attività creerebbe un danno irrimediabile a chi ha investito sul proprio lavoro. Sì, è un piano, quello presentato in Consiglio Comunale, che ci crea molti dubbi, sia per come è stato fatto, sia per quello che descrive, perché è un piano innanzitutto fatto da un solo professionista e non un pool di professionisti che fanno una lettura più ampia e specifica del problema. È un piano che entra nel merito anche di alcune scelte politiche che sinceramente non si è mai vista un'azione di questo genere, ma poi fondamentalmente è un piano che è in forte ritardo rispetto a quello che accadeva qualche anno fa, perché le aziende hanno sia ridotto il personale perché non fatturano come prima e di conseguenza ci sono le riduzioni importanti di decibel su quella zona perché c'è molta meno popolazione, ma è un piano che porta alcune parti che ci creano alcuni dubbi, come quella di determinare una nuova professionalità che non è scritta neanche nell'Atlante delle professioni, cioè quella che il cameriere deve andare in giro a chiedere di abbassare il tono della voce anche a chi cammina per strada, che non si è mai visto e che non è neanche il ruolo di un cameriere, perché in quel piano si dice, è quella prima volta che lo vediamo in tutta Italia, che al rosso di alcuni semafori bisogna far abbassare la voce alla gente che sta in quella zona. Si tratta di lavoro e siamo in una città turistica, così a volte uno può anche sforare, però non è che uno lo fa intenzionalmente, lo fa anche in questi locali per creare un po' l'ambiente, queste cose qui. Poi ci sono delle persone che aumentano i decibel, questa roba qui, bisogna che ci siano dei controlli, ma più che altro un consiglio, non una repressione. Questo è il discorso che facciamo noi. Il rumore va controllato, però adesso il 3 di agosto potrebbero esserci decisioni drastiche. Voi esercenti cosa dite? Decisioni drastiche sono sempre, non vanno bene mai. Ci sono degli accordi che bisogna fare ci sono delle associazioni di categoria dove bisognerebbe discutere per vedere di mettersi d'accordo su determinate cose, perché è lavoro, non è che la gente che sta lì sta a fare cose, è lavoro, questo è il problema. Noi come Ascom vorremmo fare una proposta al comune. Allora, siccome ieri c'è stata la votazione in Consiglio Comunale e praticamente i consiglieri di Forza Italia e Fratelli d'Italia non hanno partecipato, per cui la votazione è stata rimandata a mercoledì prossimo perché non si è raggiunto il numero legale. Allora, noi facciamo un invito e anche una proposta. Vorremmo che siccome i rilievi dell'Arta sono stati fatti nel agosto dell'anno scorso e chiaramente la situazione è molto cambiata nella zona di Piazza Muzzi, se lei va a verificare ci sono dei locali che sono attualmente a fine luglio chiusi,